30 paesi presenti alla 26esima Fiera del Levante. Il vicepresidente del Consiglio Piccioni e il ministro Colombo, subito dopo la cerimonia inaugurale, visitano la grande mostra. Il padiglione dell'ENI, mediante fotografie, grafici e plastici, illustra le numerose iniziative dell'ente di Stato. Molte di esse riguardano direttamente il Mezzogiorno. Mentre gli uomini esaminano i plastici, le signore si interessano ai motori industriali, forse perché ricordano un po' gli elettrodomestici. I campeggiatori trovano in questo stand il loro paradiso terrestre. Nelle moderne roulotte c'è da mangiare, un buon letto per riposare, ma soprattutto c'è da bere. Il boom librario di cui tanto si parla interessa anche il Sud e i principali editori italiani espongono in fiera le loro pubblicazioni di maggior successo. Non è vero che i ragazzi leggono solo i fumetti. Si interessano, e a volte ancor più dei grandi, delle ultime conquiste scientifiche. Forse perché oggi la scienza è un avvincente romanzo che confina con la fantascienza. Nel padiglione dell'Ital Sider, grandi fotografie ci mostrano alcuni momenti suggestivi del lavoro negli altoforni. Ma basta una sola foto per convincere i marinai che viaggiare in treno è proprio un'altra cosa.